Ristorazione Italiana Magazine presenta Secondo Master Pizza Chef in collaborazione con Castelli Forni, Caputo, Demetra, F2 Impastatrici, Ital Mill, San Felici, Stick Casa, Biberg, Morello Forni. Buonasera e ben ritrovati, e siamo alla seconda edizione di Master Pizza Chef, il talent dedicato alla pizza e riservato ai pizzaioli professionisti. Anche quest'anno 16 pizzaioli si sfideranno durante le giornate di gara e sono provenienti da selezioni che si sono svolte in tutta Italia. Le faremo qui 6 serate dove i concorrenti si fideranno su più tipologie di pizza e nel nostro laboratorio che è attrezzatissimo. Come vedete abbiamo forni a legna, forni elettrici rotanti, forni elettrici statici. Si sfideranno su più tipologie di pizza, come per esempio la pizza classica, la pizza alla napoletana STG, pizza in pala, pizza in teglia, pizza vegana e pizza dessert. Ovviamente però ogni giornata qualcuno di loro dovrà essere eliminato. Ma andiamo a conoscere i nostri giurati nella edizione di quest'anno. Vai con la clip! Arriva da Sorrento la chef imprenditrice e finalista della prima edizione di MasterChef Italia, Imma Gargiulo. Responsabile tecnico di una nota azienda molitoria, il suo motto è «Sono i fatti quelli che contano», Tiziano Casillo. Giornalista, critico gastronomico e curatore della guida Pizzerie d'Italia, Beppe Francese. Ma andiamo a conoscere anche i nostri istruttori dell'Accademia Pizzaioli, che si occupa di corsi di formazione a livello nazionale e mondiale per quanto riguarda ovviamente il mondo della pizza. Conosciamoli subito. Salve, sono Luciano Passeri, vengo da Pescara e ho 45 anni. Faccio il pizzaiolo da circa 20 anni e mi occupo di formazione con l'Accademia Pizzaioli. Oggi siamo qui per vedere questa bellissima manifestazione e vedere i miei colleghi pizzaioli darsi battaglia. Salve, sono Andrea Bosio, ho 41 anni e vengo da Torino, dove ho una pizzeria e ristorante. Inoltre sono un istruttore dell'Accademia Pizzaioli, campione europeo della pizza. Sono molto contento di essere qui a Master Pizza Chef per assistere a questa competizione e spero che vinca il migliore. Mi chiamo Vito Fuggetti, vengo da Taranto, dove ho una pizzeria nel centro della città di nome Newland House. Ho deciso di partecipare a Master Pizza Chef per vincerlo. Sono Lucio Di Maria, vengo da Castellana Sicola in provincia di Palermo, ho 32 anni, lavoro nella rosticceria Trattoria Troina, e sono un concorrente di Master Pizza Chef perché praticamente credo in quello che faccio e vorrei portare delle novità e dei prodotti tipici siciliani ed esportarli in tutta Italia. Ed eccoci pronti con la prima gara di questa sera, ma andiamo a conoscere i nostri concorrenti. Abbiamo qui Vito, ciao. Ciao. Il nostro Lucio Pietro Di Maria. Ciao. Ciao a tutti. Bene, abbiamo anche i nostri giurati che sono pronti, eccoli qua. Lucio, come sei messo? Tutto ok. Ci siamo? Siamo pronti, sì. Perfetto. Pronti. Benissimo, siamo pronti, allora diamo il via alla prima gara di questa sera. Spazio ai nostri concorrenti. 3, 2, 1, via! Ecco, la prima gara di questa sera consiste ovviamente nel preparare una focaccia semplice, diciamo, quindi solo con olio e qualche aroma, mentre la seconda gara sarà quella di preparare una pizza che noi definiamo cavallo di battaglia, insomma, quella pizza che in pizzeria il pizzaiolo reputa la migliore, ecco. I due concorrenti si alterneranno in questa gara, quindi prima verrà preparata la focaccia semplice, diciamo, e poi la pizza cavallo di battaglia. Bene, abbiamo infornato già la focaccia di Lucio Pietro Di Maria, mentre Vito si appresta a preparare la sua pizza cavallo di battaglia. Ho fatto un impasto diretto a 48 ore, ho usato un 70% rimacinato, un 70% 00 e un 30% rimacinato.
Ho messo 25 grammi di sale a chilo, 25 grammi di olio a chilo e un'idratazione del 60% circa. E poi ho fatto una focaccina, ho messo un po' di rosmarino, un po' di sale grosso dell'Himalaya e un po' di olio extravergine di oliva. La prima cosa che volevo obiettare era l'uso dell'olio in una bottiglia di plastica, quindi non hai dato merito al prodotto che hai utilizzato. Così come metterlo per ultimo non ha una grande utilità, nel senso che mettendolo appena all'uscita del forno cominciano a tirare fuori gli aromi e i profumi dell'olio, dopodiché con le mani avresti dovuto spezzettare un po' il rosmarino e infine mettere il sale dell'Himalaya. Il perché mette il 30% di semola? Sì, per dare un po' di croccantezza in più all'impasto. Considerato che il concorrente è bravissimo, molto fantasioso e che viene dalla Sicilia, mi ha messo su il sale dell'Himalaya, non capisco perché non abbiamo messo il sale siciliano. Poi il sale grosso purtroppo non si scioglie, quindi bisogna vederlo e toglierlo dalla focaccia perché altrimenti si spaccano i denti. Ho creato questo impasto con farina tipo 2 a germe vivo, cioè è carico di sali minerali e molto nutriente, molto digeribile per il nostro corpo, una lievitazione di 24 ore e diciamo, una rincordata del pane, della pallina per dare un po' più di elasticità. Ho scelto questi ingredienti, una mozzarella fior di latte, un sammarsano DOP e un olio extravergine di oliva con una spianata di salame piccante e un poker di funghi artigianali. Diciamo che l'abbinamento con questo piccante molto intenso e l'aceto che è stato utilizzato per condire i funghi hanno ucciso un po' il fungo stesso, quindi probabilmente avrei abbinato con il salame qualcosa di più forte o avrei tolto il salame molto, molto intenso. Avrei abbinato il salame piccante con le verdure, seppur lasciando la fantasia del pizzaiolo che è stato bravissimo, un impasto molto buono, molto cotta. Ed eccoci alla seconda manche, i nostri concorrenti come potete vedere si sono invertiti, infatti Vito preparerà la focaccia mentre Lucio ci preparerà il suo cavallo di battaglia. Vito, visto che si parlava insomma di abbinamenti, ma questo baffo me l'hai abbinato con la birra? No, l'ho abbinato all'importanza del programma, un baffo da sparviero. È un baffo da sparviero. Andiamo invece a sentire Lucio, cavallo di battaglia, sì. Sei pronto? Sì. Allora mi fai il tuo urlo di battaglia? E vai! Oh, eccoci qua. Bene, quindi andiamo con la gara. Concorrenti, siamo pronti? I nostri giudici sono preparatissimi come sempre e si va. 3, 2, 1, via! E siamo con Luciano, istruttore dell'Accademia Pizzaioli. Luciano, io volevo farti una domanda proprio vedendo l'abilità, la manualità che hanno questi ragazzi. Ma quanto ci vuole per riuscire, proprio a livello di tempo, ad essere così bravi? Beh, per essere così bravi, loro sono dei grandi professionisti, ci vuole ovviamente del tempo. Però con un corso base dell'Accademia nell'arco di una settimana si riesce ad essere un ottimo, valido aiuto pizzaiolo, perché diamo tutte le tecniche base appunto per fare questo mestiere. Ho fatto questa focaccia con una farina di tipo 2 a germe vivo, 24 ore di lievitazione e sono andato a condirla con del rosmarino e dell'olio extravergine di oliva e un po' di sale fino. Il forno l'hai impostato prima di eseguire la focaccia e quelli erano gli standard che ritenevi più opportuni o se no perché? E perché la focaccia poi è risultata un po' anemica nel risultato allora, finale? Allora, è stata una mia incoerenza non guardare la temperatura del forno, forse un po' l'emozione, però non era la temperatura giusta da poter svolgere la cottura della mia focaccia, però stando ai tempi, stando al più sta, più si seccava, automaticamente ho ritenuto opportune uscirla, ma questo mi ha penalizzato tantissimo. La mia pizza
è una pizza con impasto diretto a 48 ore. Ho fatto un mix di un 80% 00 e un 20% di rimacinato. E ho usato una base bianca con mozzarella e poi dentro il forno. All'uscita invece ho messo favi, piselle, carciofini, un po' di finocchietto selvatico, e un po' di lardo e delle scagliette di ricotta salata. Questa pizza quando viene servita? Nell'arco dei 12 mesi o ce l'avete sempre in carta? No, in carta non c'è sempre, la facciamo più o meno quando è una pizza stagionale, quindi la facciamo quando è la stagione delle fave. E qualche altra cosa magari ce l'abbiamo congelata. Ma sono tutti prodotti comunque del territorio dove abito io. Sì, infatti, no, si sentiva anche, pur essendo un prodotto congelato, è stato comunque fatto nel momento perfetto di maturazione, perché ha usato delle favette fresche molto piccole, così lo stesso per i pisellini. L'equilibrio tra gli ingredienti si sentivano tutti in maniera distinta, quindi complimenti. Grazie. Una gara non soddisfacente per come mi conosco, però è giusto che bisogna accettare sia le critiche e ammettere i propri errori. Sulla focaccia totalmente sbagliata, per quanto riguarda il cavallo di battaglia ribadisco che la pizza e i gusti di condimento sono soggettivi, quindi io lo ritengo che è un mio cavallo di battaglia. Poi il giudizio dei giudici viene accettato e lascerà il tempo che trova. No, alla fine i giudici hanno detto il giusto e infatti anch'io ho capito che la focaccina non era, diciamo, il top, però per il cavallo di battaglia sono rimasto anche contento che, diciamo, che l'hanno apprezzata. Eccoci con la seconda coppia in gara. Sono Stanislao Valente, vengo da Modena, ho 33 anni e ho una pizzeria che si chiama Royal Pizza e impasti alternativi. Sono qua per partecipare a Master Pizza Chef perché voglio vincere, perché ho un nome particolare e per mettermi in competizione con tutti gli altri miei colleghi. E forza Stanislao! Ciao a tutti, sono Marcello Fotia, ho 36 anni, sono nato a Napoli ma vivo ad Anzio, dove ho un locale che si chiama La Divina Commedia. Ho scelto di partecipare a Master Pizza Chef perché mi piace mettermi in gioco e comunque per stare a contatto con gli altri colleghi e imparare sempre cose nuove. Alla mia destra abbiamo Stanislao Valente e alla mia sinistra invece Marcello Fotia. Siete carichi ragazzi? Pronti? Belli caldi? Ci siamo? Benissimo. Allora comincia Stanislao con la pizza cavallo di battaglia mentre Marcello ci preparerà la focaccia. Quindi siete pronti? Possiamo partire. Giudici? I nostri 3, istruttori 2, sono pronti. 1, via! Per la focaccia ho utilizzato dell'olio extravergine aromatizzato al basilico, del sale fino siciliano e dei semi di sesamo nero. L'impasto è un impasto diretto, non ho fatto né biga né polish, quindi metodo tradizionale. Ho usato una farina di medio W e niente. Ho trovato interessante l'uso del sesamo e intelligente quello di inserirlo al forno con l'olio. Non si è bruciato ma si sono tostati, quindi questa nota croccante è stata molto piacevole e anche nuova. Fino adesso abbiamo sentito dei rosmarini. L'unica cosa che avrei apprezzato maggiormente è se all'uscita avessi messo a crudo un filo d'olio aromatizzato al basilico, che si sarebbe potuto sentire perché in forno gli oli aromatici del basilico si sono persi. Io ritorno sulle cotture e la mia domanda è: siete soddisfatto di come ha cotto il prodotto? Se sì, perché? Se no, altrettanto. Dovevo cuocerla un pelino di più. Buona la farcitura, l'unico problema sono le cotture che purtroppo ci danno un risultato poco piacevole, però comunque tutto insieme la pizza era buona. Ho preparato una pizza Royal,
con una crema di funghi al sapore di tartufo, fior di latte, salmone, riduzione di frutti rossi, ribes, semi di papavero e menta. Ho fatto un impasto diretto a 60 ore con un'idratazione del 65%, 3% di sale, 3% di olio, lievito di birra. E con la cottura dovevo guardare per portare il forno a 350 gradi e dopo l'abbiamo spinto un pochino. Sono soddisfatto lo stesso della pizza, ci ho messo qualche minuto in più e spero che vada bene. Un consiglio che gli darei rispetto a questa pizza è quello di non esagerare con l'acido, l'acidità. Ne ha bisogno la pizza sicuramente perché ha una parte grassa molto intensa, dei sapori molto forti, l'acido aiuta, ma con questa quantità di acidità non riesce a bilanciare. Quindi o elimini la riduzione di frutti rossi o lasci i frutti rossi. Una delle due sarebbe l'alternativa migliore. Perfetto. Bella presentata, bellissima la farcitura. Però esagerate, quindi come mi associo alla mia collega, troppi gusti insieme è molto difficile definirli, quindi andrei molto cauto con le farciture un po' particolari. Siamo alla seconda manche, i nostri concorrenti Marcello e Stanislao si sono invertiti sui banchi di lavoro, quindi Marcello ci preparerà la pizza a cavallo di battaglia, mentre Stanislao ci preparerà la pizza focaccia. E vai con la seconda manche. 3, 2, 1, via! È meglio la pizza cotta sul forno a legna o sul forno elettrico? Che differenza c'è? Beh, sostanzialmente dipende dal tipo di pizza che si vuole cuocere. Ad ogni pizza c'è il forno più indicato. Quindi non è vero che quella cotta a legna è più buona? No, assolutamente. Dipende dal tipo di prodotto che devo fare. E ho fatto una focaccia al profumo di basilico con origano all'uscita e ho preparato un impasto diretto con un'idratazione del 65%, una farina zero col germe di grano stabilizzato e ho usato il 3% di sale, il 3% di olio, del lievito di birra e cotto su forno a legna. Leggera, digeribile e a differenza di quelle di prima, meno pesante secondo il mio gusto. Bravo. Posso dire semplicemente cotta bene, cotta sì. Giusta, non certo. Bene. Hai usato un olio aromatizzato al basilico, però l'origano ha prevalso molto perché lo hai messo in cottura, sempre magari un po' da presentare all'uscita sarebbe meglio. Allora, per la mia pizza a cavallo di battaglia ho scelto una pizza che mi ha sempre portato fortuna, si chiama Divina, viene fatta con una crema di zucca, aglio e rosmarino e la metto in cottura come base. Poi mettiamo dei gamberi argentini puliti e deliscati, lascio solo le teste per decorare, anche se so che comunque tutto commestibile dovrebbe essere messo sulla pizza. Abbiamo messo dei pomodorini confit cotti a bassa temperatura, con dell'aglio, origano, olio e zucchero di canna, perché mi piace giocare sui contrasti, acidità, sapidità e quant'altro. Ho messo della bufala a mezza cottura, così per fare sempre il gioco di contrasto, morbido e croccante. L'impasto, ho usato un impasto diretto, farina 00 normale, con lievito madre, e ho aggiunto dei semi di lino. E in generale credo che la pizza sia eccessivamente dolce, probabilmente i pomodori confit che avrebbero dovuto dare un attimo di acidità sono stati eccessivamente cotti o con una percentuale di zucchero di canna in più che appunto hanno dato una nota dolce, eccessiva e sempre tra la zucca, il gambero e il pomodoro in questo caso che non ti ha aiutato. La bufala avrebbe dato maggiore freschezza se l'avessi utilizzata soltanto in uscita, quindi non farla a mezza cottura. E quello che hai detto prima, che tutto deve essere commestibile, poi in realtà non l'hai portato ad essere vero, perché abbiamo le teste dei gamberi e il picciolo del pomodoro con la pelle, che ha creato un attimo di problema nel gestire la pizza.
al di là dei sapori, ma abbiamo giocato molto sui colori, quindi colore molto bello da vedersi, da mangiare, tutti questi gusti abbastanza delicato. E mi associo alla mia collega sul dolce, che mi pare che ha prevalso molto sul sapore finale. Va bene, grazie. Io ho trovato un po' difficoltà sul forno elettrico, infatti mi è dispiaciuto poi dopo dare una pizza così, anche perché ero uscito fuori tempo. Poi dopo si è messa la tensione, ho messo un po' più di riduzione di frutti rossi e speriamo che vada bene. Dopo ho migliorato il tutto con la focaccia e spero che vada veramente bene. Allora, per quanto riguarda la gara, mi sento soddisfatto, anche se potevo fare meglio. Ho avuto dei problemi sulla gestione degli impasti, non lo nego, i giudici se ne sono accorti. Comunque sono soddisfatto, mi sono divertito, mi sono confrontato con altri professionisti, proprio il mio collega qui presente è stato un grande professionista, ce ne saranno altri anche bravi. Cosa cambierei? Non cambierei niente, assaggerei una zucca diversa, ecco, ho preso una zucca che non era proprio il top. Se vado avanti vi stupirò. Ed eccoci di nuovo, altri due concorrenti che si sfidano in questa gara. Sono Stefano Miozzo, lavoro al Borgo di Cerea in provincia di Verona, sono qui perché sono determinato, voglio vincere il Master Pizza Chef e spero che passo dopo passo, iniziare da oggi, di superare tutte le fasi. Voglio far vedere che un buon pizzaiolo sa anche portare delle innovazioni e di piatti di cucina proporli sulle pizze. Sono Elia Pompa, ho 31 anni, vengo da Roma e sono proprietario di una pizzeria al taglio chiamata Pizzeria Il Capriccio. E ho partecipato a Master Pizza Chef perché sono sicuro di vincere e oltretutto sono anche il Totti della pizza e ve lo mostro. Ciao Stefano. Ciao, ciao. E poi abbiamo Elia Pompa. Ciao. Ecco, faranno entrambe la pizza, la focaccia, diciamo come prima pizza per questioni di forni. Ecco, io vedo proprio la concentrazione di questi ragazzi che è incredibile. Neanche Cannavaro nella nazionale, quando doveva tirare il rigore, era così concentrato. Poi qui vedo una farina un po' particolare, mi sembra, per aprire la pizza. Sì, questa è una farina di riso termotrattata. Scusa, termotrattata, io sono ignorante, è stata messa sul termosifone? No, questa è stata praticamente si leva tutto l'amido all'interno della farina e aiuta la pizza a gli dà più fragranza, più croccantezza. A me piace di più della semola, insomma. Fantastico. Grazie. L'impasto della focaccia che ho fatto è un impasto indiretto perché uso un po' di lievito madre liquido. E all'interno c'è anche un po' di semola di grano duro e anche un po' di soia. Ho messo delle spezie, dove ho messo il cumino, la paprika e anche un po' di sale rosa e di filetti di peperoncino. A me piace molto il cumino, perciò la nota così un po', come si dice, asiatica, mi piace. Non so se i giudici siano piaciuta, a me è piaciuta comunque, anche per i colori. Io direi che ottimo come profumo, però la trovo slegata, la trovo disarmonica da un certo punto di vista, quindi come sapore sono dubbioso. Preferisco una schiacciatina più pura, più reale, più sana. Cioè, adesso qua entro io... Cosa esatto. Più sana nel senso di... Più naturale? Più naturale, esatto. Ma vabbè, credo che sia tutto naturale, sofisticata forse negli aromi, nel gusto. Sì, però nella nostra memoria collettiva il sapore della focaccia, della focaccina è la classica, è la tradizionale, se vuoi anche magari con farina integrale, però con queste spezie quasi orientali veramente... Beh, sì, non so, quello gusto... sì, è un discorso abbastanza soggettivo. Ritengo che però l'impasto abbia delle caratteristiche decisamente positive,
si sentiva quel minimo di acidità del lievito naturale liquido, che poi lì potremmo anche andare a sindacare, però siccome era buona non andiamo a sindacare. Bravo. Io ritengo che l'impasto, almeno l'impasto, che è quello che oggettivamente si può discutere di più, era corretto. Poi lì nei profumi, a me i gusti sono piaciuti, cioè anche osare di più, perché adesso il compito era quello di presentarci una focaccia ma con la loro personalità dentro. Miozzo è riuscito a tirarla fuori e ad imporla anche a suo rischio e pericolo, voglio dire, però devo dire che a me non è dispiaciuta. I gusti de gustibus, ognuno giudica per quello che crede. Credo che per me non aveva personalità, ecco, questo è quello che io ho potuto constatare nell'assaggiarla. Ma secondo me il giudice è giusto che possa anche dire no, che forse ho usato un po' di più di quanto dovessi, però come si dice, si va avanti, i gusti cambiano e le esigenze magari sono anche quelle di provare un qualcosa di nuovo. E poi con tutta questa globalizzazione è giusto anche provare le spezie, a me le spezie piacciono e le ho presentate, però insomma il gusto è personale sempre. Allora, il mio impasto era un impasto ad alta idratazione con 24 ore di maturazione. E ho usato una farina di riso termotrattata, come dicevo prima, perché aiuta ad asciugare meglio la pizza e lascia una fragranza e una croccantezza migliore, secondo me. Ho usato un olio extravergine classico e del rosmarino, non ho voluto osare per cercare, secondo me, di non rovinare tutto. Devo dire che ha ragione il nostro concorrente. Io l'ho trovata molto buona, digeribile, realistica soprattutto, e la vera schiacciatina, la vera focaccina che noi siamo abituati a mangiare. Poi, ripeto, non voglio fare il polemico sul discorso di quella di prima, però questa è quella che noi abbiamo memorizzato. Chi ha memoria di sapore si ricorda sicuramente di questa qui. Lo faccio io il polemico però, stavolta. Ti stavo aspettando. Assolutamente sì, perché vorrei capire il nostro concorrente cosa... se le giocate tutte, perché il prodotto era eccezionale, sì, assolutamente sì, però secondo me era fuori gara, perché è un impasto tipico di Pala Romana, fatto in versione pizza. È chiaro che in quel contesto vince il 10-0 rispetto a un impasto di pizza classica resa focaccia, quindi ritengo che è eccezionale, o gran bravo o gran furbo, questo non lo so. Secondo me era... L'hai detta, dilla tutta, finisci. Io ho giudicato quello che ho assaggiato. Sì, è assolutamente eccezionale. Ma ripeto, perché si sta parlando di un impasto... Una domanda che voglio fare al concorrente. Lo stesso impasto fa la pizza classica nella sua pizzeria? Lo faccio la stessa, stessa metodica, stessa farina, però leggermente meno idratato. Seconda manche con i nostri concorrenti, abbiamo qui Elia e Stefano che sono già pronti con la pizza a cavallo di battaglia. Scusami Elia, so che tu sei un gladiatore, no? C'hai il tatuaggio con Totti eccetera eccetera. A proposito di battaglie, sì. La serata che hai fatto più pizze, quante ne hai fatte? Io sono una pizzeria che lavoro pizza in teglia, all'incirca in 120-130 però teglie. Mentre Stefano? 520, io faccio fatica a farne una, voglio dire, bisogna che ci impegniamo. Ok, andiamo con la gara, quindi mestiere del pizzaiolo è un lavoro di sacrificio, quindi cosa possiamo consigliare a questi ragazzi? Consiglio a tutti i ragazzi di intraprendere questo mestiere, primo perché è un lavoro eccezionale, un lavoro che ti dà tanta gratificazione e soddisfazione, ma ancora di più che ti dà la possibilità di girare il mondo, è un lavoro veramente che ti permette di girare il mondo e di guadagnare un buono stipendio. Però lavorando di più non è che ti avvicini prima alla pensione? No. Poi dipende, dove c'è gusto non c'è perdenza.
Grazie Luciano. Grazie a voi. La pizza che ho presentato si chiama Opera Prima ed è la pizza che nel nostro locale viene venduta in gran numero, perché questa qua è una pizza che fa parte di quelle con prodotti un po' più ricercati. Perciò ho cercato di omaggiare questa pizza ai clienti, visto che l'hanno scelta loro indirettamente. L'impasto che ho usato è una farina di tipo 1, che all'interno contiene un sale con iodio protetto. E niente, è un impasto diretto, maturazione di 48 ore e via. Condimento, allora mi sono dimenticato di dire che è stesa anche su una farina di mais, perché nel locale si fa anche delle pizze senza glutine, che noi non siamo associati a Ike, però non cerchiamo di non dare contaminazioni in più. Gli ingredienti usati sono una mozzarella di bufala, della rucola selvatica, poi ho messo del black angus affumicato e della burrata e delle zeste di limone candite, con canditura veloce. Utilizzare la rucola come base invece di utilizzarla invece al di sopra, quindi di lasciare la nota fresca invece di lasciarla sotto e quindi farla appassire. La rucola l'ho messa a fine cottura, mi piace era che la rucola tenga lontano, era il black angus, dalla fonte di calore, perché in questa maniera salvaguardiamo un po' di più la carne, che per me è importante. Allora, la pizza che ho presentato adesso è una pizza che si chiama Norvegia, appunto perché l'ingrediente principale era il baccalà norvegese, scottato in padella con uvetta passa e pinoli. E invece l'impasto era un impasto sempre ad alta idratazione, con aggiunta di soia e farina di riso. 24 ore di maturazione e niente, tutto qui. I pinoli, se fossero stati tostati, sarebbe stata la nota croccante, invece era morbida, si è amalgamata insieme al baccalà e all'uvetta. Se ce ne fosse stato un pochino in meno di condimento, forse sarebbe stato perfetto, perché poi la base della pizza romana era perfetta. No, io dico che o bravo o furbo o tutte e due, quello che conta è il risultato finale del prodotto. Il prodotto era assolutamente, andava bene. Non esagererei con la farina di riso, perché altrimenti diventa focaccina, non più pizza. Quindi lasciare la pizza quello che è, cioè leggermente un po' più morbida, perché la croccantezza poi diventa appunto, può diventare una focaccia. Io devo dire che sono molto soddisfatto dei due prodotti che ho sfornato, i giudici hanno le loro opinioni ed è giusto rispettarle, però io sono molto felice di quello che ho realizzato oggi e posso dire che posso anche avere ragione, visto i clienti che sono soddisfatti del prodotto. Tutto qua. Niente, io ve lo dico alla romana, ho spaccato, penso perlomeno di aver spaccato. No, a parte gli scherzi, comunque sono rimasto soddisfatto dei giudizi dei giudici. Speriamo, insomma, che Dio ci manni buona. Vorrei chiedere, ecco, ai nostri giurati, a livello tecnico, insomma, questi pizzaioli, come li avete visti? Hanno fatto strada, il nervosismo, l'agitazione, però, se dobbiamo proprio giudicarli come professionisti, sono all'altezza, non sono all'altezza, possono migliorare su qualcosa? Siate pure cattivi, non fatevi problemi. No, come primo impatto alle telecamere mi sembra che si siano comportati più che bene, voglio dire, anche se qualcuno ha detto di essere emozionato, poi in effetti la pizza non ha trasmesso la stessa cosa, anzi sono stati abbastanza padroni di sé. Dobbiamo considerare che questi concorrenti arrivano qui con degli impasti che devono essere poi gestiti in un ambiente completamente astruso dalle loro cucine, quindi hanno fatto un lavoraccio e continueranno a farlo man mano che poi le gare si avvicendano, per poter preservare i loro prodotti, creare degli impasti che siano fedeli alle loro pizzerie e ai loro locali, quindi stanno facendo delle grandi prestazioni sicuramente. Beh, io non posso che ringraziare i nostri giudici, che danno sempre un parere così sopraffino, preciso, insomma, e rimando ovviamente alla prossima gara con i prossimi concorrenti. Grazie ancora ai nostri giudici e vai con la prossima gara.
Salve a tutti, mi chiamo Mariani Sonia, sono nata a Roma ma vengo dalla città di Castello. Ho una pizzeria al taglio da circa 7 anni e si chiama Pizzeria Regina. Partecipo al Master Pizza Chef perché sentivo il bisogno della competizione, visto che ho un carattere determinato e competitivo. Perché devo vincere io? Perché primo sono una donna e secondo perché vorrei finalmente avverare il mio sogno di arrivare prima a una competizione. Ciao a tutti, mi chiamo Ian Spampatti, ho 18 anni e vengo da Castione della Presolana in provincia di Bergamo. Lavoro in una pizzeria a gestione familiare con tutta la mia famiglia e sono qui al Master Pizza Chef perché mi piace tutto quel che è innovazione e ricerca e ho portato prodotti che secondo me meritano e spero che tutti apprezzino. Allora, pizza ovviamente cavallo di battaglia, giusto? Giusto. Perfetto, quindi con tanti ingredienti belli belli colorati. Allora, siamo pronti con la competizione, i nostri istruttori sono sempre svizzeri, come suol dire, e andiamo quindi con la gara. Ho preparato questa focaccina in un forno a legna per voi, è fatta con una biga di lievito madre allo stato solido e è stata cotta leggermente un pochino di meno apposta perché volevo far capire il sapore della pasta anche del lievito madre in sé e l'ho condita con delle erbe del timo, del basilico e dell'origano con un olio al basilico e anche dell'olio extravergine. E basta. Ian, hai detto che volevi farci capire qualcosa con la cottura della tua focaccina. Cosa ci volevi far capire? Perché io non ho capito. Volevo farvi capire l'umidità del lievito madre e il suo gusto particolare con una cottura un pochino, diciamo, con una temperatura più alta, quindi una cottura che dura di meno. Quindi l'umidità presente e l'acqua dell'impasto non ha potuto fuoriuscire del tutto e quindi lasciava dentro il suo sapore, ecco. Non sono assolutamente d'accordo, perché quello che dovevamo capirlo comunque di fronte a un prodotto che tu dovevi fare come doveva essere fatto. Sicuro che non hai sbagliato i tempi? Sì o no? Dovessi ripeterla, rifaresti la stessa cosa? Sì. Ok. Io gli faccio i complimenti per la sua età e con il coraggio che ci mette nel competere perché è giovane, quindi complimento a te, anche se l'hai molto speziata, comunque va bene perché tutto ti è concesso, hai tanta strada da fare, ma coraggio perché ce la farai senz'altro. Grazie. Ho fatto un impasto indiretto con il metodo Polish, dove in prima fase l'impasto ha maturato per circa 10 ore a temperatura ambiente. Poi nel rinfresco è stata aggiunta della farina di tipo 1, di un 5% di sale e un 5% di olio extravergine d'oliva, con lo 0,01% di lievito secco. La farcitura è una farcitura bianca con un pesce spada marinato, un pesce spada affumicato marinato, pomodorini, finocchio, mozzarella di bufala e semi di sesamo. Vuoi cominciare? No, io volevo chiedere una precisazione perché sennò la gente potrebbe capire male. E il 5% di sale vuol dire che è inteso, hai rinfrescato col 5%, cioè il 5% di sale sul rinfresco. Sul rinfresco, non nella sarà prima 2,5 fase. Allora. Sì. Ok, sì. Perché sennò il 5% sì, è no, era riferito al rinfresco. Vuoi intervenire tu? No. No? Voi?
Beh, per quanto riguarda la farcitura l'ho trovata molto molto delicata, forse un po' troppo delicata, ma l'idea di usare la barba del finocchio è un tocco smart. Se avessi avuto la possibilità di utilizzare un finocchietto selvatico sarebbe stato ancora meglio, perché gli davi ancora più forza. Sono d'accordo con il finocchio, però è giusto provarci. Eccoci, siamo al rush finale, l'ultima gara con i nostri due concorrenti. 3, 2, 1, via! Andiamo! È meglio la pizza margherita, la farcita, la bianca? Tu cosa difenderesti come miglior pizza? È molto difficile rispondere a questa domanda. Sicuramente la pizza che piace di più, quindi non c'è una pizza in assoluto da preferire alle altre. Allora, ho preparato una focaccia semplicissima con dell'olio extravergine d'oliva, del rosmarino e dell'olio fino rosa dell'Himalaya. È un impasto diretto con una farina di grano tenero, una 00, con un W all'incirca di 30-340. Con 50 ore di maturazione, di cui 6 inizialmente sono state a temperatura ambiente in un'unica massa, poi è stato porzionato e messo in frigorifero a temperatura controllata a 4 gradi, poi è stato tirato fuori all'incirca 4-5 ore prima dell'utilizzo. Ti ha soddisfatta la prova? Pensi che avresti cambiato qualcosa, qualche particolare? No, perché comunque sia il mio obiettivo era quello di fare un prodotto semplice che possa piacere a tutti, quindi sono andata direttamente sul semplice, già avevo le idee chiare anche prima di entrare. Questa volta ho presentato una pizza classica, l'impasto è sempre lo stesso con il lievito madre. Questa volta ho giocato tra virgolette in casa, l'ho cotta in un forno elettrico, quindi sono riuscito a asciugarla leggermente di più. E la farcitura era della mozzarella fior di latte delle mie parti disseriate, una burrata di Occhiobello, un gambero crudo di Porto Santo Spirito che ho leggermente marinato per un'oretta con dell'olio extravergine e del sale affumicato in cristalli. Insieme c'è un limone candito della Costa d'Amalfi che ho leggermente ravvivato con del succo di limone fresco per dargli un pochino di acidità, un po' di sprinta alla pasta, e poi vabbè, alla fine ho messo qualche germoglio, qualche talea di decorazione, ecco. E alla fine ho messo un goccino d'olio ligure che è di oliva taggiasca, e spero che sia piaciuta la pizza. Io, se permettete, volevo mettere il dito nella piaga. No, perché voglio dire, se mi permetto, anche perché è particolarmente giovane, dove da qui in poi posso solo che migliorare. Quindi lo si dice anche per lui, però c'è un po' di contraddizione in quello che ha detto nella presentazione dei due prodotti, in quanto nella pizza un attimo fa hai esplicitamente detto, nella pizza adesso. Ha detto che giocava in casa perché lavorava in un forno elettrico, perché è riuscita a farla asciugare di più. Prima, invece, nella focaccia ha sottolineato l'idea di farla cuocere poco per lasciargli l'umidità, per farci sentire tutto quello che poteva sentire il lievito madre. Allora nella pizza non hai voluto trasmetterci tutto questo? Cioè c'è una contraddizione tra le due parti? No, perché sapevo già che dovevo cuocere su due forni diversi e allora ho cercato l'opzione più buona che potevo avere. Adesso ti rifaccio la stessa domanda che ti ho fatto prima. Però stai attento a come rispondi. Rifaresti quella focaccia? Posso fare l'altro gustone? Assolutamente sì, okay. Perché se lo merita anche perché... Io dovevo arrivare. Rifaresti? L'angelo gustone, benissimo. Vediamo se lui capisce. Rifaresti quella focaccia cotta in quel modo? Sì, la rifarei. Allora sei incoerente. Perfetto. Io le faccio i complimenti per la sua età, perché è giovane. E il coraggio, il coraggio che ha di osare, e anche di osare quegli abbinamenti dei sapori che erano per me molto equilibrati, quindi l'ho trovato eccezionale
Poi al di là dei giudizi soggettivi, ma ti auguro che farai tanta strada. Però, no, ma la nostra era una preoccupazione proprio nei suoi confronti, che noi si è ci teniamo che bravo, lui spigliato. Assolutamente, noi non ce l'abbiamo con lui, noi vogliamo che lui possa... Altrimenti non ce la prendevamo. Assolutamente, non avrei detto niente se non ci tenevo in modo particolare per poter fargli migliorare quello che possono essere le sue possibilità. La base di tutto. I gamberoni buonissimi di Sicilia, piuttosto di che, basta comprarli buoni e pagarli tanto, è facile per tutti, la burrata è buonissima e bellissima per tutti, il germoglio lo si compra, la pasta fatta a regola d'arte, perché io credo che lui abbia fatto tutto quello che deve essere, però presentato in due modi diversi, soprattutto presentati in questi due modi diversi, per me c'è un po' di incoerenza. Beh, e allora vorrei che analizzasse queste cose e poi... Se ritiene che ancora il suo pensiero è valido, che porti avanti le sue idee, per l'amor di Dio. Ma sono rimasta contenta del giudizio di giudici, anche perché comunque sia, penso che siano stati dei giudizi positivi, credo. Come hanno detto i giudici, potevo fare molto di più e anche la mia incoerenza... Molto soddisfatto per la pizza classica, perché a me è piaciuta, sono contento. E invece per l'altra, non avendo mai lavorato su un forno a legna, così, però l'intento era di cuocere la pizza poco, quindi va bene. Comunque la pizza è sempre un prodotto soggettivo. Guardate bene, sono io che vincerò. Abbiamo qui un grande ospite, prima di scoprire il verdetto finale dei nostri giudici, viene direttamente dalla Sardegna, è Marco Mulas, il vincitore della prima edizione di Master Pizza Chef. Marco, buonasera. Ti faccio qualche domanda per i nostri amici da casa. Com'è stato il tuo anno da Master Pizza Chef, da campione? Beh, straordinario, sicuramente ha cambiato molte cose perché la clientela è aumentata, fortunatamente, è chiaro che poi... nelle tue capacità, no, tenertela, però sicuramente ha dato una svolta. Ecco, e da Master Pizza Chef, quali consigli daresti ai concorrenti quest'anno? Ma di essere se stessi, di giocarsela, perché tanto comunque sono arrivati alla finalissima e non è poco. Ora si tratta proprio di cavigli e di virgole, quindi di essere tranquilli, sereni e di fare quello che sanno fare. Hai scritto anche un libro, Semplicemente Pizzaiolo, esatto. Edito da Accademia Group, esatto. Che racconta un po' la tua storia, no? Cioè quindi un po' la tua biografia, possiamo dire anche un po' autobiografico, il tuo successo, e in più c'è anche un ricettario. Esatto, beh, innanzitutto grazie appunto alla vittoria a questo master che sono riuscito, grazie Accademia Group per la pubblicazione di questo libro. Qui c'è il mio racconto, la mia vita... Dal 75 ad oggi, con appunto con l'epigrafe della vincita del Master Pizza Chef e con alcune delle più importanti pizze che mi hanno accompagnato nella vita, dedicate un po' ai miei figli, dedicate un po' alla mia terra che è la Sardegna, insomma ho messo quello che era il succo. Quindi semplicemente pizzaiolo. Semplicemente pizzaiolo. Semplicemente sardo. Semplicemente sardo. Vogliamo fare... un saluto in sardo. Un saluto e dire che comunque oggi il libro lo trovate su Amazon e lo trovate anche su ristorazioneitalianamagazine.it. E un saluto in sardo è Asibir in Sardegna totus e grazie a totus. Ecco, i sottotitoli sono a pagina 777 ovviamente di Televideo. Grazie. Allora Marco, andiamo a scoprire il verdetto dei nostri giudici. Andiamo. E siamo arrivati al verdetto finale, adesso scopriremo cosa hanno deciso i nostri giudici. Ovviamente quattro di voi passeranno al turno successivo, mentre quattro purtroppo ci lasceranno. Ringraziamo ovviamente tutti questi bravissimi pizzaioli che sono venuti fino a qua, insomma, dopo queste selezioni a partecipare a Master Pizza Chef. E ringraziamo però anche i nostri istruttori dell'Accademia Pizzaioli che ci hanno fatto un po' da angeli custodi, no? Bene, quindi andiamo a scoprire ora il risultato finale, quindi il verdetto dei nostri giurati.
Allora, innanzitutto vi ringraziamo per quello che avete voluto farci provare, per il viaggio che ci avete fatto fare attraverso tutta l'Italia con il vostro lavoro, con le vostre pizze, le vostre focacce. Grazie per non averci tirato le pale dietro. Adesso vediamo dopo il giudizio. Ecco, bravo. Ok, sono più emozionata io di voi, anche se poi siete voi che ne pagherete le conseguenze o meno. Ian Spampatti, vogliamo rivederlo e gli facciamo passare il turno. La nostra donna in gara ha dimostrato di essere una valente avversaria da parte di tutti questi ometti che si sono messi in ordine. Speriamo che possiamo andare a mangiare da lei e ci rivediamo nella sua pizzeria, però. Ci rivediamo alla prossima selezione, quindi non passa il turno. Allora, passiamo invece adesso a Di Maria. Per te, Di Maria, l'avventura a Master Pizza Chef si conclude, ma vogliamo farti anche i nostri complimenti. Adesso io, che sono di una squadra totalmente opposta e che vinceremo di nuovo il campionato, volevo dire al signor Pompa che l'avventura Master Pizza Chef continua. Ok, adesso abbiamo Fuggetti, dobbiamo dirti che la tua avventura a Master Pizza Chef si interrompe qui, mi dispiace. Quindi abbiamo due posti ancora disponibili per continuare questa avventura e vorrei chiamare Valente Stanislao, che ci è piaciuto tantissimo il suo lavoro, ma la sua avventura Master Pizza Chef si conclude qui. Un complimento quindi a Miozzo e Fotia, che continuano la loro avventura e spero che ci facciano assaggiare delle grandi cose. Le impressioni sono positive e ringrazio i giudici e anche tutti i ragazzi e i direttivi al forno che ci hanno aiutato e ci vediamo alla prossima puntata. Cioè, riguardo il verdetto posso dire che non mi aspettavo un verdetto negativo e quindi comunque sia torno a casa con un'esperienza più sicuramente, ma comunque sia con un dispiacere. È stata una bella esperienza, sfortunatamente non sono riuscito a passare il turno perché ci sono stati ragazzi più bravi di me, comunque ci rivedremo presto. E ricordatevi che quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Ecco, sono soddisfatto per quello che ho creato, quello che ho proposto, sono stato sfortunato, ci saranno stati colleghi un po' più bravi, quindi contento lo stesso di come è andata la gara. È stata una bellissima esperienza, questa cosa mi ha fatto conoscere tanti amici e sicuramente l'anno prossimo farò molto meglio, ve lo prometto, l'anno prossimo farò meglio, grazie. Volevo ringraziare tutti, sono felicissimo di questa riuscita e non vi deluderò alla prossima puntata. Felice di aver superato il turno, le gare mi sono piaciute, mi è piaciuto quello che ho realizzato, adesso dalla prossima gara si inizierà veramente a giocare duri e a mettercela tutta. E siamo al gran finale, quindi quattro concorrenti sono passati al prossimo turno, quattro purtroppo ci devono lasciare. Ringraziamo quindi la giuria che ci ha accompagnato in questa giornata decretando i quattro finalisti. Ma proseguiamo con un'altra grande competizione, il Master Pizza Champion Acrobatic, dove vedremo pizzaioli acrobatici sfidarsi all'ultimo sangue, si può dire, no? All'ultima pizza. Quindi diamo la linea al Master Pizza Champion Acrobatic.
Bene, eccoci qui nello studio principale di Canale Italia per l'elezione del Master Pizza Champion Acrobatic. Ho qua la nostra giuria di super esperti che vado a presentare. Ciao, sono Grittani Nicola da Ravenna e sono titolare di una pizzeria denominata La Mia Patria. Sono campione del mondo del 92 a Las Vegas e poi voglio dire che sono anche il primo direttore e capitano della squadra acrobatica che è nata nel 1988 a Ravenna, in Romagna. Io sono Carmelo Guarnera, vengo da Messina, una pizzeria da sporto e in più anche una pizzeria a Bucarest, che viaggio avanti e indietro, come qua. Buonasera a tutti, mi chiamo Giuseppe Lapolla, faccio parte della Nazionale Acrobatica Pizzaioli, sono pluricampione del mondo della pizza e anche della pizza acrobatica e vengo da Cannigione, dalla pizzeria di Serafino, in Costa Smeralda. Sono Paolino Bucca, io sono siciliano ma vengo da Varese, da Varano Borghi, la pizzeria La Scuderia e faccio parte del team di pizza acrobatica Pizza Champs. Buonasera a tutti, sono Ingrosso Simone. Vengo da Lecce, precisamente da quello che chiamo Otranto, un paesino in provincia di Lecce. E niente, sono titolare di un ristorante pizzeria che si chiama Dei Mille a Corigliano d'Otranto, ho 28 anni e sono qui per la prima volta al Master Pizza Champion Acrobatic. Vediamo quest'anno se vincerò io. Ho vinto varie titoli mondiali nel mondo, in America, a Malta, in Italia. Vediamo, proviamo, vediamo quest'anno che succede. Salve a tutti, mi chiamo Antonio Vanacore, vengo da Gragnano in provincia di Napoli, ho 27 anni e per quanto riguarda il lavoro sono responsabile del reparto pizzeria in un locale sito a Baronissi in provincia di Salerno, Pomodoro. Per quanto riguarda la gara, quest'anno gareggiamo al Master Pizza Acrobatic Champion e che devo dire, in bocca al lupo, ti fate per me raga. Fumeggiante! Momento di fare casino! C-A-S-I? No? Mi dispiace! Lo faccio! They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. The senoritas, they sing and they swing with their ombrero. It's very nice, so full of fight. And when they're dancing, they bring a happy ring to that arquero. Singing a song all the day long. So if you like the beat, take a lesson from Cuban Pete, and I'll teach you to chick, chicky, boom, chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Living on.
secondo Master Pizza Chef in collaborazione con Castelli Forni, Caputo, Demetra, F2 Impastatrici, Italmill, San Felici, Stick Casa, Biberg, Morello Forni.